Fai uscire, c'è 98,9, dai, va bene. 98,9. La battaglia l'abbiamo condotta in tutte le piazze, gli uffici e i palazzi in cui ritenevamo opportuno condurla, quindi al MIUR, al MEF, al Dipartimento di Funzione Pubblica, ma inevitabilmente la lotta, così come è partita, dovrà concludersi qui al CNR. Aveva detto che al momento che usciva il DPCM sarebbe espresso e non è avvenuto. E è vergognoso. Io. È vergognoso! Vai! Ci vediamo dopo, devo scendere, devo salire. Ciao. Siamo qui riuniti con tutti i precari del CNR, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, per chiedere che venga applicata la legge Madia per le stabilizzazioni, perché siamo in tanti precari, ormai da anche con 10-15 anni di precariato alle spalle. Io sono in particolare un assegnista di ricerca che tra le varie forme contrattuali è quella in teoria più precaria, che ha meno diritti, meno tutele. Io sono un ricercatore precario da più di 8 anni, sono aggrappato ai contratti a termine con le unghie e con i denti, perché negli ultimi mesi ho avuto dei rinnovi addirittura mensili. Invitare alcuni colleghi a giocare alla rota del cofinanziamento cercando una mano fortunata che faccia uscire il 100%. Cento! No, sai che sono. Perché voi dovete solo venire a prendere quello che ti spetta. Il problema non è il CNR che deve decidere se prorogare o non prorogare gli assegni di ricerca. Ricordo al CNR, al massimo organo di vertice, compreso il Consiglio di Amministrazione, che gli assegni di ricerca possono essere prorogati, lo dice il comma 8, articolo 20 del decreto 75, così come questa informativa avrebbe dovuto essere propedeutica a un'eventuale delibera, ma non è arrivato nulla, quindi diciamo, se questo diciamo è la parte ufficiale, se volete la mia sensazione personale è che l'amministrazione considera non fattibile, percorribile la strada della proroga, però questa la dico come mia sensazione perché nessuno me l'ha detto ufficialmente. La media che abbiamo sentito è minimo 10. È andata contro. Rinnova il contratto ogni anno, contro uno che ha già scelto. Io non gli devo dimostrare niente. Vero. Ma sono d'accordo, non è che a me. Poteva lasciarmi a casa ogni anno. Non l'ha fatto, vuol dire che gli servo. Chiamaci, siamo sì sul nostro CNR, ti abbiamo detto, chiamaci, ci metti lì davanti e vediamo se in 3-400, in 20 anche, l'ordine del giorno lo cambiamo. Chiamaci, fatti venire il dubbio che non ci stai più rappresentando. Allora, cara, se io mi riferisco tutto, pane e pane...